questo codice lo riesco a vedere solo io. Stanno cercando di comunicare con me. Sciocchi. Sarò pure pazzo, ma un po' di follia è un dono per l'arte. Così gli altri capiranno quanto ho sofferto. Camille Claudel fu una scultrice francese di grande spessore, allieva e amante del celebre scultore Rodin, con il quale ebbe un rapporto tumultuoso e passionale. Vittima del pensiero maschilista che vigeva all'epoca, sviluppò un pensiero paranoico e persecutorio che la costrinse ad isolarsi nel proprio studio. Dopo che la madre e il fratello richiesero un intervento da parte di un medico, fu internata in manicomio nel 1913 e vi morì, sola e abbandonata, nel 1943. Non riceverà mai visite da nessun familiare per 30 anni. Il tempo mi ha dato ragione. Sono riuscita a dimostrare a tutti il mio valore. Ero una ragazza piena di insicurezze. Adesso ho mosso dei passi avanti. Norma Jean Monroe nacque nel 1926 a Los Angeles. Ebbe un'infanzia molto difficile. Fu abbandonata dal padre e in seguito sottratta alla madre affetta da disturbi psichici. Nonostante i suoi tormenti emotivi, divenne un personaggio artistico di fama mondiale. Ma resterà vittima di questo grande successo che la porterà al suicidio nel 1962. Ho avuto l'onore di conoscere il Presidente degli Stati Uniti e anche oggi sono un'icona di stile. Con forza e coraggio sono riuscita a superare molte difficoltà. Vincent van Gogh, olandese, si votò alla pittura e al disegno a 26 anni. Nel 1879. In seguito comparvero i primi sintomi della malattia, autolesionismo e voci che lo offendevano e lo denigravano. Questo lo porterà gradualmente ad allontanarsi dai propri amici, anche celebri come l'artista Gauguin, mentre il fratello Theo stette sempre al suo fianco. Qualche anno dopo, per volere dei suoi compaesani che non comprendevano la sua personalità, considerata bizzarra, fu internato nel manicomio di Saint-Rémy, dove mantenne ancora viva la sua vena artistica. Nel 1890 morì suicida in circostanze ancora da chiarire. Con la mia arte ho parlato al mondo.
ostacoli della mente non mi fermeranno più. John Nash, classe 1928, crebbe a Bluefield, in Virginia. Fu un brillante studente di matematica a Princeton. Intorno ai 30 anni iniziò ad avere le prime allucinazioni visive e uditive, amplificate dal contesto storico della Guerra Fredda. Questo lo portò a subire vari ricoveri in manicomio, ma fu sempre sostenuto dalla moglie Alicia. Riprese ad insegnare nel 1971. Nel corso della sua carriera ricevette diversi riconoscimenti. Morì nel 2015 in un tragico incidente stradale. Ho vinto il premio Nobel grazie alla mia teoria dell'equilibrio che ha rivoluzionato l'economia mondiale. Nonostante io senta le voci, inseguo ancora i miei sogni.